Tutto lasciava prevedere che la giornata odierna sarebbe servita all'Inter per ipotecare un'altra fetta di scudetto. Impegno casalingo contro un Cagliari dimesso, quasi una formalità, e le dirette concorrenti attese da incontri tutt'altro che facili. E invece, come un boomerang, i risultati si sono rivelati tutti contrari ai freschi campioni d'inverno, i quali forse hanno sottovalutato la compagine di Ranieri che, continuando a predicare umiltà, saggezza e concentrazione, riesce a cavar fuori dai suoi anche l'ultima stilla di sudore, alimentando le speranze di salvezza. Trapattoni rispolvera Bertin Mediana dopo le polemiche dei giorni passati, mentre Ranieri deve fare a meno dell'unica autentica punta in organico, l'uruguaiano Fonseca, assegnandone la maglia a Paulino, caricatissimo per il fatto di giocare contro la squadra nella quale ha tirato i primi calci. Si parte con l'Inter che assedia l'area del Cagliari, costringendo i difensori sardi a salvataggi spesso affannosi. A dirigere l'orchestra nero-azzurra è un sempre grande Matteus, che alterna conclusioni personali con i lunghi lanci per le punte. Manca poco alla mezz'ora quando il Cagliari si affaccia per la prima volta dalle parti di Zenga con Cornacchia, ma è un fuoco di paglia. L'Inter continua a macinare gioco, proprio in chiusura di tempo arriva il gol di Klisman su assist di Serena. La partita sembra già archiviata, ma nella ripresa Ranieri tira fuori dal cilindro una mossa che sarà vincente. Nardini resta negli spogliatoi per far posto a Valentini, marcatore puro, che consente a Pulga di portarsi sulla fascia sinistra. A destra intanto Paulino prende in consegna Breme, impedendogli le micidiali folate offensive. Pian piano l'Inter cala, forse con un po' di presunzione, mentre il Cagliari sembra ora credere concretamente in un miracolo. E il miracolo, meritato, avviene a 4 minuti dalla fine grazie a Cappioli, bravo a concludere di testa su cross di Matteoli, rimasto nel cuore dei tifosi nerazzurri. Per l'Inter è il secondo punto perso al Meazza, ma soprattutto un'occasione mancata per allungare il passo. Il Cagliari rientra felice in Sardegna e si prepara ad un duplice impegno casalingo con Napoli e Atalanta, che, se sfruttato a dovere, potrebbe anche rimettere in sesto la classifica. Dobbiamo pensare che abbiamo queste due partite casalinghe, perché sennò andremo un pochettino così fuori dal seminato. Dobbiamo pensare al Napoli, è una squadra che abbiamo battuto all'andata, per cui avrà gli stimoli, l'orgoglio per vincere in casa nostra. Noi in questo girone di ritorno dobbiamo fare minimo un punto a partita se vogliamo salvarci. Ranieri, dopo il gol di Klisman, non ha temuto un attimo che si ripetesse il copione dell'andata 3-0? No, questo no, perché si era ripetuto la domenica scorsa a Bari. Allora basta. Allora basta. Diciamo che i ragazzi invece sono stati molto intelligenti, avevo detto di aspettare, non c'era l'opportunità di attaccare in massa come magari avevamo fatto domenica scorsa a Bari. Il cambio di Nardini con Valentini, poi Pulga più veloce, diciamo sulla fascia, forse ha dato qualcosa in più a questo Cagliari? Ma diciamo che tutti quanti i giocatori sanno che con me si può entrare in campo da un momento all'altro, per cui un merito di più a quei ragazzi che chiamo saltuariamente e si fanno trovare sempre pronti. Più meriti del Cagliari, più dei meriti vostri. Ma senza dubbio il merito del Cagliari è non fare una grinza, ha ottenuto un risultato importante. Noi abbiamo contribuito però a concedergli questa rete del pareggio su due o tre cose che sappiamo non dobbiamo concedere. L'Inter oggi non è stata presuntuosa, ci sono dei particolari che a volte li trascuriamo e poi alla fine risultano determinanti. Adesso la classifica comunque è un punto perso in casa, brutto. Sì, un punto perso in casa è brutto, però quanto io vado dicendo alle vigilie, non stilo mai tabelle e classifiche proprio perché conosco il calcio e so che ogni gara prima di dire che è vinta bisogna vincerla. Cappioli, cosa vale questo gol che hai segnato oggi? Spero la salvezza. Anche un sogno? Anche un sogno.